tutta la famiglia che deve essere presa in carico, perché non è un problema di intervento solo nei confronti della donna, ma della famiglia in generale, del bambino, ma anche dell'uomo del maltrattante. Mi faccio dire questo. È importante che vengano istituiti i centri di ascolto per uomini maltrattanti, davvero pochissimo, forse inesistenti in Puglia, ma diciamo abbastanza diffusi sia nel nord Italia ma soprattutto in tutta Europa. 080 501 4668 il numero per intervenire in diretta. Vi ricordo, ospite in studio questa mattina, la dottoressa Wanda Vitone, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi in Puglia. Stiamo parlando di violenza sulle donne. Oggi ricorre la giornata mondiale contro questo terribile fenomeno. Intanto abbiamo in collegamento telefonico Maria Pia Vigilante, presidente dell'associazione Giraffa Onlus. Buongiorno avvocato. Buongiorno. E allora, stavamo parlando appunto dell'importanza dell'educazione, soprattutto sul tema della sensibilizzazione. Proprio in questo momento entrate, diciamo così, a gamba tesa voi, associazioni, che svolgete un ruolo molto molto importante da questo punto di vista, devo dire, non soltanto legata alla giornata di oggi, ma lo fate 365 giorni l'anno. Ma parliamo ovviamente delle iniziative sul tema. Innanzitutto, Dai un calcio alla violenza sulle donne, un'iniziativa messa in campo in tutti i sensi il 22 e 23 novembre, ma ce ne saranno altre. Sì, è così. Noi abbiamo, nelle giornate del 22 e 23 novembre, ci sono state le 600 squadre aderenti alla Federazione Calcio Dilettanti, che sono appunto, hanno giocato prima di giocare hanno osservato un minuto di silenzio in memoria a tutte le donne vittime di femminicidio. Ci siamo rivolti quest'anno al mondo sportivo e segnatamente al mondo del calcio, perché è ancora un mondo d'appannaggio al mondo maschile. Sì. E quindi importante, diciamo, un momento di sensibilizzazione rivolto a quello che noi, agli autori della violenza. Mm-hmm. Proprio per questo, insomma, abbiamo deciso di volgere il messaggio a loro, perché è evidente che nelle relazioni di intimità, nelle relazioni sentimentali, è necessario trovare un codice nuovo, il codice non violento. Certo. Cioè, quando parliamo di violenza sulle donne e quando ovviamente lavoriamo e continuiamo a fare anche opera di sensibilizzazione, non intendiamo parlare contro gli uomini. Io credo che questo debba essere un concetto importante, sì, da dire, però intendiamo dire che anche nei rapporti sentimentali è evidente che dovrebbe esserci un rapporto di reciprocità, non un rapporto basato sul potere nel senso proprio del possum, e quindi il potere della forza, no? Il potere della forza maschile ai danni di una donna. Avvocato, se vuole rimanere un attimino in linea, prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? No, non abbiamo la telefonata in linea. Chiedo ovviamente al nostro ascoltatore di richiamarci allo 080 501 4668. Mi scuso se l'abbiamo fatto attendere, ovviamente se richiama gli daremo assolutamente la priorità. Avvocato, stavamo parlando con lei, non sono queste le uniche iniziative che voi mettete in campo, perché poi questa sera ci abbiamo 0 a 0, uno sproloquio teatrale della drammaturga Daniela Baldassarre, che ho organizzato con l'Ordine degli Avvocati di Bari, il Comitato per le Pari Opportunità e sempre dell'Ordine degli Avvocati di Bari e Giraffa Onlus, rivolto a tutta la cittadinanza, non solamente all'Ordine degli Avvocati e quindi agli iscritti all'Ordine. L'ingresso è gratuito e in questo sproloquio teatrale la drammaturga mette proprio 0 a 0, cioè mette proprio in evidenza che bisogna evidentemente ricominciare un dialogo nelle relazioni di affettività, no? Quindi non c'è non dovrebbe esserci il vinto o il vincitore, ma appunto un rinizio che evidentemente è una cosa difficile da avere all'interno di un rapporto violento, perché ascoltavo prima la dottoressa, sono assolutamente d'accordo quando parla dell'ambivalenza all'interno del rapporto sentimentale, per cui parla delle fasi cicliche, la luna di miele e poi dopo, diciamo, la reiterazione, sì, degli atti violenti in maniera sempre più cruenta. È evidente che in quel caso è difficile ricominciare un nuovo, diciamo, un codice, attuare un codice non violento. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti, come ci rivolgiamo agli studenti nelle scuole, in modo tale appunto da, io dico imparare con loro, perché noi non, sì, insegniamo nulla, ma se parliamo di codici nuovi dobbiamo imparare tutti ad utilizzare una grammatica di un codice nuovo. Ecco, avvocato, un'ultima domanda, poi la lascio libera. Il ruolo delle associazioni in queste storie?
Insomma, il ruolo delle associazioni io penso che sia un ruolo importante. Mm-hmm. Io sono molto contenta che oggi si parli di violenza sulle donne a 360 gradi, che questo non sia più un argomento di nicchia come lo era, per esempio, tanti anni fa, sì, quando Giraffa ha iniziato ad operare, in cui tutti quanti ci guardavano come se fossimo, diciamo, dei panda. Però erano i tempi in cui le donne si rivolgevano alle questure e venivano a loro riferito di tornare a casa, di riappacificarsi, perché vigeva il principio che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito. Ma questo, evidentemente, questo presupposto appartiene ad una, come posso dire, all'idea che la violenza sulle donne sia un fatto assolutamente privato. Invece io continuo a dire che la violenza sulle donne è un fatto pubblico e quindi è un fatto di cui tutti dobbiamo farci carico. E, diciamo, il ruolo delle associazioni è importante per questo, perché la sensibilizzazione è una sensibilizzazione a 360 gradi, viene fatta giornalmente nelle scuole, nelle associazioni, nei teatri, tra la gente, per le strade. E infatti noi diciamo sempre, non solo 25 novembre, certo, è un argomento, purtroppo una piaga, di cui bisogna continuarne a parlare e continuare a parlarne sempre. Basti pensare che secondo i dati Eures, sì, la Puglia purtroppo, ahimè, è alla maglia nera, si è aggiudicata il terzo posto quest'anno dopo il Lazio e la Campania. Solamente nella città di Bari abbiamo avuto 8 femminicidi. Questo vuol dire che tutte le cittadine e cittadine baresi sono violente? È ovvio che no, ovvero, cioè, noi ci auguriamo che così non sia, però rispetto ai dati che arrivano a 15-22 ci attestiamo, diciamo, con una violenza intrafamiliare, con dei dati relativi alla violenza intrafamiliare molto alti, cioè non sono in discesa, assolutamente sono in aumento. No, purtroppo. E questo, diciamo, attiene al rapporto uomo-donna, quindi attiene all'autodeterminazione, autonomia e consapevolezza della donna, che non è digerita, possiamo usare questo termine, possiamo, dall'uomo. Quindi per questo dico che bisogna ripensare al rapporto, no? Quindi trovare una grammatica nuova. E allora, sì, assolutamente sì. Intanto io ringrazio Maria Pia Vigilante per la disponibilità, per essere stata qui con noi questa mattina. Grazie mille, avvocato, le auguro grazie buona a giornata. Voi, buon lavoro, arrivederci. Allora, dottoressa, prima di darle la parola, però mi deve dare la possibilità di prendere un altro ascoltatore che ci sta aspettando da un po'. Pronto? Buongiorno Serena. Buongiorno Alessandro. Applausi. Buongiorno. Allora, punto focale di tutto è l'educazione. Sì. Se ci fate caso, chi è nato e cresciuto negli anni 60 e 70 con un'educazione cattolica in cui c'era il maschio che faceva il maschio, la femmina che stava a casa, e quelli erano i diktat. Bene, ci sono molti più rattusi, da quanto noto, in quelle fasce d'età che nei ragazzi di giovane età, che sono cresciuti con meno differenze di genere. Quindi, prima cosa, io penso che bisogna ritornare a fare educazione alla diversità o alle diversità come valore aggiunto. Poi un'altra cosa che è stata passata purtroppo in questi anni, soprattutto dalla Maria De Filippi Show, è questo fatto di essere tutti virili, quindi i maschi devono essere belli, virili, forti nei loro macchinoni e possedere la strada, le donne e quello che lo circonda, e le donne invece di diventare virili o quindi di acquisire più carattere sono diventate aggressive d'altro canto. Quindi per strada si vedono delle bestie che bellissime ragazzine che quando aprono bocca sembrano i diavoletti della Tasmania, e questi invece maschi virili, fonati, tutti depilati, che girano per strada facendo loro tutto. Alessandro, ti prego.